i risultati di questi anni di lavoro, anche impegnativo, sono stati importanti. L'affetto che abbiamo subito, diciamo, riscontrato nella città e degli spettatori, del pubblico, degli abbonati, ex abbonati e nuovi abbonati, è stato un affetto clamoroso. L'anno scorso abbiamo registrato una media di 800 spettatori a sera, sono tantissimi, è forse uno dei teatri più frequentati d'Italia. Io non credo che Pergola, Quirino, i grandi teatri italiani, Eliseo di Roma, abbiano un pubblico come il Teatro Luse, primo grande sostenitore di questo teatro. Quindi il mio primo ringraziamento va al pubblico. E il percorso è stato un percorso molto entusiasmante per noi tutti, a volte molto faticoso, ci sono state delusioni, ci sono state, diciamo, belle sorprese, e una di queste è stata una sorpresa, ma credo anche meritata, visto il grande lavoro, il riconoscimento lo scorso anno da parte del Ministero, del Ministero, quale unico teatro di multidisciplinarietà d'Italia. Quindi c'è un articolo nel decreto ministeriale che raccoglie solamente il Teatro Bruse, l'articolo 41, quello dei teatri ministeriali. Questo è stato un importantissimo riconoscimento per questo teatro, non economico, perché il contributo non è un contributo straordinario, sono 70.000 euro, che voi capite, solo per cambiare le luci, quanti soldi ci vogliono. Quindi, però è molto significativo, cioè vuol dire che lo Stato ha riconosciuto in tutta Italia un solo teatro che aveva queste caratteristiche e questi numeri. E per raggiungere questi numeri il lavoro si è fatto ancora più impegnativo, perché ci sono dei parametri che dobbiamo rispettare proprio per ottenere questo contributo e per essere riconosciuti. Nello stesso tempo è entusiasmante, perché significa raccontare storie nuove e aprire percorsi nuovi, quindi aprire percorsi multidisciplinari, un teatro contemporaneo, un teatro di narrazione, la danza, la musica. E quindi questo teatro dall'anno scorso e anche quest'anno raccoglie tutte queste arti, non solo perché ce lo dice il Ministero, ma perché l'abbiamo sempre fatto, ma perché diciamo, è forse uno dei teatri più giusti per fare questo lavoro. Il Ministero i contributi ministeriali sono molto dettagliati, non è che arrivano a valanga, quindi diciamo che questo è stato un grande, diciamo, obiettivo raggiunto, ma ci ha dato anche una grande responsabilità. E il programma che presentiamo oggi è un programma vastissimo. Si aggiunge agli spettacoli di prosa già presentati, si aggiungono altri spettacoli, sono 80 titoli che poi aumenteranno durante la stagione, voi lo sapete. E i titoli si dipanano dal teatro classico, al teatro classico invece rivisto da artisti contemporanei e quindi a registi che diciamo, danno una nuova visione della classicità, fino a un teatro contemporaneo, un teatro di ricerca, danza, una danza dipanata e declinata nei vari settori della danza, dal classico Lago dei Cigni fino al neoclassico, alla danza contemporanea e anche alla nuova danza di ricerca. Quindi un percorso molto articolato di danza e via via altri percorsi che riguardano la contemporaneità, la varietà, un nuovo percorso che noi abbiamo chiamato Duse Racconti, che poi vi sarà illustrato meglio. Un altro settore che ci è interessato subito dal primo momento è quello della formazione. Non può esserci un grande teatro in una grande città che non faccia formazione ai giovani. E quindi è un programma che facciamo in collaborazione con la Regione, è dedicato esclusivamente o soprattutto ai giovani e giovanissimi delle scuole, in collaborazione con molti istituti, 32 scuole e 50 docenti. Questo discorso formativo è molto importante perché c'è un programma, ma all'atto di questo programma, che viene svolto sia nella sala grande che nella sala ridotta, c'è un percorso
facciamo gratuitamente all'interno delle scuole. Quindi il Duse ha una piccola compagnia di giovani artisti, narratori del nostro territorio, che prepara delle piccoli sunti, riassunti di spettacoli che vanno che sono rappresentati all'interno delle classi e che, diciamo, aprono un discorso che poi viene sviluppato la sera a teatro, quando vengono poi a vedere gli spettacoli che sono in abbonamento, quelli appunto organizzati proprio per loro. Quindi questo percorso che abbiamo chiamato Duse Scuola è molto importante per noi, perché è diciamo il coltivare il pubblico di oggi e di domani e forse anche di dopodomani. Che dire, un altro, diciamo, impegno che abbiamo ampliato, su cui abbiamo lavorato molto in questi anni, è stato quello delle collaborazioni. Ci interessa molto e lo vogliamo fare fin dal primo giorno. Sono molte le collaborazioni che Duse ha tessuto in questi anni, alcune quest'anno hanno sviluppato dei programmi comuni, e questo è davvero importante e credo sia significativo, l'ha anche sottolineato l'assessore. E fondamentalmente volevo dire questo, magari introdurre, visto che c'è qua Fabrizio Cavalli, con cui abbiamo un ottimo rapporto anche creativo comune, il programma della danza. Quest'anno il programma della danza, come avrete visto, è aumentato, gli spettacoli non sono 5 ma sono 8, è un percorso che coniuga contemporaneo e classico e neoclassico, e poi c'è il programma della nuova danza che sviluppiamo con Fabrizio Cavalli. Ci sarà una visione di Freddy Franzutti, di Scheherazade, con la partecipazione straordinaria di Carla Fracci, che inaugurerà la stagione. Arriverà il Balletto di Torino, che fa un Chopin, una coreografia contemporanea, come quella di Merola, che ci proporrà Carmen Bolero. Tra l'altro Merola adesso è stato presente, avevamo dei nostri amici a Düsseldorf, che c'è stata la grande vetrina della danza, Danzmesse, e Michele Merola rappresentava col suo bolero l'Italia, e lo ospiteremo. Poi avremo anche un omaggio a Caroline Carson e un omaggio a Pina Bausch, quindi un percorso davvero variegato di danza. E, come ho già detto, un percorso molto articolato e molto importante che riguarda le scuole. Io mi fermerei qui e passerei la voce a Livia, che magari ci racconta delle altre cose, degli altri percorsi. Assolutamente nel dettaglio, perché avete la cartella stampa con tutte le informazioni. Intanto ringrazio l'assessore perché di essere qui, di rappresentare il comune che ci è sempre stato vicino, ci ha aiutato, ci ha sostenuto fin dall'inizio questa avventura, che speriamo continui a esserci vicino in collaborazione, ci stimoli appunto anche proponendoci nuove collaborazioni, nuove iniziative, magari anche in collaborazione proprio con il Comune. E abbiamo i percorsi come l'anno scorso, cioè questi, oltre alla stagione principale ci sono vari percorsi, quindi abbiamo confermato per un pubblico anche che vuole avvicinarsi allo spettacolo in maniera forse più serena oppure più leggera, quindi abbiamo confermato questo specifico circuito Duse Varietà, che prevede degli appuntamenti che sono anche musicali. Abbiamo come genere l'operetta, che dalla principessa Sissi, poi abbiamo ancora l'altra operetta, che è la Cincilla, cioè sono due classici che sono indimenticabili, una di Corrado Abbati, cioè che sono in realtà le due principali compagnie che producono operetta in Italia, e poi con la compagnia di teatro Al Massimo di Palermo. Poi abbiamo un appuntamento di Luci della Ribalta, dal grande film di Charlie Chaplin, con una lista
e musicale dei Promessi Sposi. E poi, ancora, sempre nelle Duse Varietà, abbiamo la Drexpen Opera, che è appunto liberamente tratto da The Beggar's Opera di John Gay, che è appunto una compagnia, la Nina Strax Queens, che abbiamo già avuto un gran successo l'anno scorso, appunto presenta delle parodie en travesti, e questo fa parte del Duse Varietà. All'opposto, invece, un nuovo percorso di cui noi siamo molto, molto orgogliosi, che avevamo l'anno scorso, ma che si arricchisce quest'anno veramente di appuntamenti molto importanti. Si chiama Duse Oltre e prevede, diciamo, degli spettacoli molto particolari e di innovazione. Il primo spettacolo, Non c'è acqua più fresca, ripercorre diciamo, l'opera di Pasolini con un grande interprete che è Giuseppe Battistone con le musiche di Piero Sidoti. E poi abbiamo Mastella Rezza, che voi conoscete benissimo e che frequenta Bologna con grande successo e con naturalmente degli spettacoli estremamente particolari. Abbiamo Edoardo Silo Slavini con uno spettacolo su D'Annunzio Segreto, e quindi rivedremo, diciamo, la figura di questo grandissimo poeta romanziere, però in una versione molto particolare. Abbiamo per la regia di una delle registe più affermate degli ultimi anni, Veronica Crociani, un appuntamento veramente speciale, dove ci sono due interpreti, Maria Baiato e Arianna Scommegno, con due donne che ballano, che veramente una consiglio assolutamente di andare a vedere, delle recensioni splendide. E poi uno spettacolo che ha questo titolo particolare, Peperoni difficili, la verità chiede di essere conosciuta, e anche questo spettacolo, che ha già debuttato, è veramente una piccola chicca. E poi vedremo, Berto ci illustrerà gli altri cicli. Quello che volevo ancora sottolineare, per chi non lo sapesse, è che questo riconoscimento ministeriale appunto riguarda la musica, la danza e la prosa, e la difficoltà naturalmente è andare a individuare e come dire, riuscire a presentare per i pubblici, che sono spesso pubblici diversi, diciamo degli spettacoli che per tutte queste arti possano essere efficaci. E poi ci sono naturalmente invece spettacoli che riuniscono queste arti, perché poi artificialmente vengono divise dal Ministero, ma molto spesso in realtà si presentano insieme. Io adesso vorrei magari che Berto ci illustrasse il resto. Sì, sempre in modo abbastanza veloce e conciso. Abbiamo altri appuntamenti che sono il Duse Smile, anche questo è un appuntamento consolidato negli anni. Tra l'altro abbiamo qui Giorgio, visto Comaschi, cui chiedo poi di spendere due parole, se possibile, sul suo spettacolo, che è Calcio Marino, un classico, perché è uno spettacolo nuovo da quello che so, è uno spettacolo che ha veramente una storia. E poi ci saranno altri abbastanza contenuti gli appuntamenti con lo Smile, ma significativi, perché uno sarà Tolleranza Zero e vedrà Andrea Pucci, che già abbiamo presentato l'anno scorso con grande successo qui al Duse, personaggio particolare dove devo dire che abituato ad avere tanti comici, tanti personaggi, sia televisivi che teatrali, eccetera. Tendenzialmente faccio, forse ormai sarà l'esperienza, faccio fatica a ridere. Beh, Pucci mi ha veramente fatto morire da ridere, stranamente, sulla banalità più totale, assoluta della vita quotidiana. E devo dire che è un comico di razza, come un grande comico di razza, Maurizio Battista, romanaccio, che anche lui del quotidiano fa la sua arte, prende spunto appunto dalla vita, e la vita vista con certe ottiche, con certe capacità di riuscire a renderla e a ridarla con un'interpretazione particolare, diventa veramente esilarante. Altro personaggio sicuramente molto divertente.
Perché comunque sono nati e cresciuti nell'ambiente bolognese, super conosciuti, hanno fatto di tutto, dalla televisione, i show, i grandi musical, quando si facevano, mi ricordo, il Rocky Horror, come si chiamava? Rocky Horror? Come? Puccini Show. È rimasto nella memoria, credo, di tanti. Fu veramente un grande evento. E quindi sono due personaggi che si presentano con loro e praticamente la loro storia. Quindi sarà uno spettacolo punteggiato di tutti i loro sketch, quella che è stata la loro storia fino ad oggi. Ma sicuramente sono due personaggi molto amati dal pubblico. Io chiederei subito a Giorgio di dire due cose per, se è possibile. Allora, Calcio Balilla è uno spettacolo del 91, lo fece il vecchio Teatro Testoni, e era in due tempi, è la sfida di due cretini, tra virgolette, nel retro di un bar, uno un po' coscienza, un po' più colta, l'altro proprio uno di quelli da bar, con un calcio balilla, ma la sfida è un pretesto poi per parlare di donne, di politica, di cose. E questo testo fu talmente folgorante, all'inizio scritto con Giovanni Egidio, che era, il primo tempo durava un'ora, il secondo tempo 10 minuti, un quarto d'ora, perché c'era poi montata tutta una roba in cui io ero imbragato in una specie di omini del calcio balilla in vetroresime, che poi venivo frullato, perché non vale il frullo, no, queste cose, sapete, il calcio balilla ha delle regole particolari. E mi ricordo bene che lo spettacolo, Lucio Dalla lo venne a vedere e piombò nei camerini alla fine del primo tempo, pensando fosse finito, dicendo: è bellissimo questa cosa, facciamola, è una roba da portare in giro nel mondo, a New York, ti presto dei soldi per farlo, tu me li ridai. Comunque, fai, lui era così. Poi venne per 5 sere consecutive portando rose, perché era entusiasta di questa cosa. Noi l'abbiamo fatto lì, poi l'abbiamo ripreso nel 2005, ovviamente aggiornandolo con le cose della vita, e oggi abbiamo deciso di riprenderlo perché secondo me è una delle cose che ho fatto più comiche, almeno vedere il pubblico, perché ancora incontro gente per strada che mi dice delle battute di calcio balilla, di questi due che si prendono in giro, che però hanno grandi momenti romantici, ci sono delle musiche, e questa sfida viene sotto gli occhi di un pensionato che segna i punti dietro, proprio una cosa da bar, da retro di un bar. Quindi ci sarà il calcio balilla presente, e con Marcello Foschini, lo faccio, Marcello Foschini è uno dei tre del trio Reno, che ricordate, un trio comico di grande successo, che poi si sono sciolti, adesso Bob Messini fa film, l'altro non lavora quasi più, e a Marcello anche lui non faceva più nulla, e l'ho ricoinvolto in questa avventura che noi chiamiamo una sinata, ma in realtà poi è uno spettacolo molto, molto aderente alla realtà, cioè a quello che succede oggi. Quindi parliamo dei personaggi, naturalmente con le balle da bar tipiche, io sono quello un po' più, diciamo, colto, e lui è proprio quello che dice che bisogna picchiare, stangare la vita, cioè andare proprio da bar. Insomma, questa è una cosa che riporto molto volentieri, sono qui anche quest'anno, e sono molto contento di esserci, perché state facendo un lavoro formidabile contro il guignamento di tutto il mondo. So che è molto difficile, ma state facendo una cosa di grande qualità, e per me esserci al Duse vuol dire essere a Bologna. Grazie. Adesso consigliamo all'assessore, che purtroppo ci deve lasciare, ahimè, al Consiglio Comunale, quindi impegni istituzionali la chiamano fuori da qui, e speriamo di rivederla presto, e grazie ancora del suo. Sì, volevo semplicemente salutarvi e scusarmi